Quattro concerti per chiudere l'anno all'insegna della musica è quanto propone la Fondazione Masquerade Opera della sua sede a Firenze, a Palazzo Giardini Corsini al Prato, dal 31 ottobre fino al 12 dicembre. La rassegna si apre con un Patto Diabolico, una versione ridotta del Faust di Gounod, con la regia di Noah Naamat, per proseguire con Fuochi d'artificio e Champagne, recital di arie e ensemble il 7 novembre. Il programma prosegue poi con canzoni di esperienza con Julia Lynch e James Platt in un recital di arie da camera e termina con È nato un bambino per noi, una celebrazione classica del Natale che avrà come protagonisti gli artisti di Masquerade Opera. Ci sono tanti, ci sono appuntamenti, concerti di opera lirica, poi c'è un concerto di musica sacra, ci sarà un bellissimo concerto di Natale, una cosa veramente celeste, con i bravissimi musici del Gran Principe, fondati dal maestro Samuele Lastrucci. Ci sono in totale 12 artisti, loro vengono da dappertutto, è veramente una cosa internazionale. E sono tutti sostenuti dalla nostra fondazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che hanno una borsa di studio, noi paghiamo anche l'alloggio e ricevono anche uno stipendio. Per il presidente della Toscana, Gianni, la stagione della Fondazione Masquerade propone un vero sforzo di ricerca musicale. Una musica che quindi non solo vissuta nei luoghi tradizionali, nelle istituzioni ormai consolidate, ma che vede dei giovani impegnati nella ricerca musicale, nella produzione, sempre con un grande riferimento a quello che è la storia e la cultura musicale della città di Firenze.